dottor Giordano, vi dico subito qual è la mia opinione, poi magari cerchiamo assieme di trovare dei casi pratici. Allora, se noi andiamo a matchare le materie cosiddette obbligatorie, scusate se uso lo slang, perché poi dire le materie obbligatorie non vuol dire niente, però noi oggi diciamo le materie obbligatorie della mediazione per individuare quelle che sono condizioni di procedibilità del giudizio civile, appunto, che prevedono l'esperimento obbligatorio della mediazione per poter poi agire in giudizio. Nel frattempo dal mio studio mi dicono che la formula esecutiva va richiesta e deve essere anche ritirata. Quindi va richiesta in cancelleria. Va richiesta e ritirata, non possiamo farlo da noi. Quindi il passaggio c'è con noi. Ma prima la fase c'è quello che chiedono a noi in tribunale. Passa direttamente in cancelleria. No, si va, questo sì. Invece no, scusate la digressione. La domanda, queste materie fa vedere che per la parte, tra virgolette, cosiddetta obbligatoria, il problema non c'è, nel senso che le materie sono fortemente occupate dalla mediazione civile, che ricopre quelle più rilevanti, se pensate solamente quando si dice diritti reali, successioni, patti di famiglia, responsabilità medica, andiamo veramente ad andare nel grosso, no? Il condominio, qui c'è la circolazione dei veicoli, finisce invece in negoziazione assistita, materia obbligatoria, e poi si dice chi intende proporre, salvo che nelle materie riservate alla mediazione, una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Quindi qui abbiamo tutto il resto, abbiamo dall'appalto al risarcimento danni to cure, che non sia evidentemente afferente a materie assorbite dalla mediazione civile, vista così, secondo me è poco interessante. Vi dico il perché è poco interessante: perché io, ragionando come avvocato, se dovesse venire un cliente da me per chiedermi tutela, andrei ad analizzare questo aspetto solo nella misura in cui avessi la percezione, che di solito non riesco mai ad avere, che la mediazione civile è uno strumento, nel caso specifico, del tutto idoneo. Mi spiego meglio. Immaginiamo che cosa succede se io attivo una materia obbligatoria, no? Attivo una materia obbligatoria per la negoziazione assistita e purtroppo fallisce, perché non mi risponde, oppure perché decido di attivare proprio la procedura. Io mi trovo costretto nei 30 giorni a correre, potrò fare delle scelte, tra cui anche introdurre la mediazione civile, però io ho un tempo, cioè ormai il timer, quello che abbiamo tutti nel forno di casa, è partito, e ho questo tic 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 tic, che è vero che me la tiene sospeso il procedimento di mediazione, me lo tiene sospeso, sì, però intanto un po' magari mi perdo per attivarla, se poi fallisce me ne rimane un pezzettino. Quindi io la cosa che farei come avvocato è intanto ragionare al contrario: anche se è una materia obbligatoriamente riservata alla negoziazione assistita, vuol dire che questa materia è però facoltativa per la mediazione civile, che invece non ha termini, è uno strumento più flessibile, elastico e anche diverso. Quindi io la prima cosa che farei, forse attiverei una mediazione civile. In caso di suo fallimento devo agire in giudizio, allora attivo la negoziazione, perché quella mi serve per mettere in difficoltà la mia controparte, che qui stiamo facendo strategia, la quale già ha sulla schiena, scusate lo slang sempre, un procedimento di mediazione magari è andato male perché io l'ho convocata, magari non è venuta, eccetera. E condizioni di procedibilità, gli piazzo la negoziazione assistita. A questo punto probabilmente dovrà ravvedersi, e quindi nell'ipotesi la negoziazione funzionerà. Se non dovesse funzionare, io mi presento al giudice con due rating positivi per me. Ho tentato la mediazione, ho trovato un accordo ed era facoltativa. Mi sono presentato a negoziazione assistita perché era obbligatoria, e
neppure siamo riusciti a ottenere il risultato. A quel punto là io invito chiaramente i colleghi del mio studio che mi seguono in diretta e che mi vedranno in differita, ogni volta che attiviamo una negoziazione assistita deve appunto l'autolicitazione o il ricorso, a seconda di quello che è lo strumento tecnico per introdurre il giudizio, perché non possiamo permetterci, immaginando che di contenziosi non ce ne sia uno alla volta in studio ma più, di trovarci all'ultimo minuto con termini differenti per attivare procedimenti fatti tutti di corsa, e questo perché è un aspetto integrante dell'organizzazione degli studi. Voi sapete benissimo che la lamentela che fanno tutti i clienti e gli avvocati è quella: ma come, ti ho mandato una mail 2 ore fa, non hai ancora risposto? Oppure ma come ti ho mandato quel contratto da vedere, mi serve, ma come ti ho firmato il mandato, ma... qui c'è una decadenza, quindi noi avremo una responsabilità enorme in relazione al tanto gli errori di procedura sono quelli che pesano di più agli avvocati, perché sono poco giustificabili. Quindi uno come questo di aver fatto maturare una dell'udienza senza aver agito, pensate poi al mandato, la necessità magari di avere un mandato più specifico, oppure mettiamolo con un aspetto diverso, ad esempio col fatto che oggi il procedimento, proprio in base a questo decreto legislativo, può essere convertito automaticamente in procedimento di natura sommaria, quindi la necessità che io abbia col mio cliente la possibilità che lui mi trasmetta tutti i mezzi di prova, tra cui quello più interessante, di cui prima non abbiamo parlato, è il fatto che oggi è stata aperta la possibilità a trasferire l'istruzione probatoria orale in gran parte in forma scritta, nel senso che questo decreto legislativo ci dice che gli avvocati possono raccogliere le dichiarazioni dei testimoni, farle diventare dichiarazioni che evidentemente sono molto più libere, non hanno neanche il problema dell'articolazione del mezzo di prova, almeno a leggere il testo della novella, e quindi che non sono i classici vero che a cui siamo abituati tutti, ma sarà una dichiarazione fatta assieme all'avvocato, quindi immaginate se non è tra virgolette il testimone, non l'ha resa in modo più pieno possibile, e quella dichiarazione sugli elementi fondamentali viene depositata, e salvo che il giudice non ritenga necessario convocare la parte per essere sentita come testimone, quella dichiarazione diventa prova e viene valutata dal giudice esattamente come sarebbe stata valutata una testimonianza, però è una prova. Oggi chi faceva le dichiarazioni di testimone poi ne chiedeva la conferma nei capitoli di prova in modo tale da farla diventare prova. Tutto questo perché? Perché evidentemente oggi l'istruzione probatoria orale occupa un sacco di tempo, in questo modo il processo si riduce. Però lascio a voi una vostra così valutazione in termini di garanzia del processo, se questo strumento è uno strumento trasparente oppure uno strumento che lascia qualche area d'ombra in più. Sicuramente noi avvocati lo percepiamo come uno strumento utile, però va preparato, quindi prima di attivare la negoziazione assistita io so che se fallisco 30 giorni è bene che io mi attrezzi per fare la causa. Cosa farò pagare al cliente la negoziazione assistita? No, al cliente dirò: io mi sto occupando della tua pratica e devo fare così se ti devo tutelare. A questo punto è chiaro che se non faremo la causa pagherai di meno, però metti in conto che l'attività che io andrò a svolgere è un'attività complessa, che non è solamente prepararti la convenzione, perché se io devo essere pronto, se fallisce, a farti la causa. Quindi, e questo vale anche per la mediazione civile. Questo vale anche per la mediazione civile, con una differenza: che nella mediazione civile, se la mediazione fallisce, io poi posso decidere anche di non attivarmi immediatamente, non ho nessuna decadenza, sono soggetto a quella che è la prescrizione ordinaria dei diritti, la quale tra l'altro è anche sospesa nella fase della mediazione, quindi la mediazione, mi viene da dire, mi ha dato un'opportunità in più senza togliermi nulla. Allora vi disegno il percorso, poi mi direte voi, mi diranno anche i colleghi, se è un percorso che pensano coerente con la loro attività professionale pari alla mia.
penso che andrebbe così: controversia, sento il cliente, tento immediatamente il contatto con la mia controparte per vedere se la riesco a definire immediatamente in via stragiudiziale, se c'è margine per definirla. La risposta è allo stato sì, allo stato no, coltivo una delle due, allo stato no, ma vedo che c'è apertura, anzi ritengo che comunque ci sia apertura laddove non ci sono sbarramenti enormi, magari basate sull'applicazione di una norma di diritto, basta. Attivo la mediazione civile, anche se facoltativa, e vedo come va, a maggior ragione nel momento in cui io ho la mediazione civile, mi aspetto. L'unica cosa che mi potrebbe intimorire, questa sarebbe la parte negativa di questa procedura, che mentre io attivo la mediazione civile facoltativa, la mia controparte mi attivi invece la negoziazione assistita obbligatoria per cercare di farmi fallire la mediazione e non trovarsi in difetto su questa attività. Però voglio dire, lasciamo ai colleghi un po' di fantasia, perché se diciamo tutte noi le cose poi dopo va a finire che non tra una settimana ci troviamo che già tutto fatto. Ma se ci fosse una cooperazione logica, come mi immagino, andiamo in mediazione civile, probabilmente chi non vuole partecipare la fa fallire, ma a quel punto là io ho un fallimento con un comportamento che però è diligente da parte del mio cliente, che è quello di essersi attivato per ottenerlo, oppure, come auspicabilmente io immagino, la parte viene e cerca di capire quali sono i margini per concludere. Di solito qui dipende molto dall'organismo e dal mediatore. Se l'organismo è valido perché funziona bene, il mediatore è valido, e di solito il rating è che la mediazione funziona e quasi sempre non ci sarà nemmeno necessità di andare al resto. Se fosse il caso, però, ad esempio, la circolazione dei veicoli, forse lì mi rendo conto che l'interlocutore vero è una compagnia assicurativa, e forse lì la mediazione oggi non ha saputo esprimere, proprio per il comportamento che ha tenuto le compagnie assicurative, un significativo effetto. Quindi lì forse mi sentirei obbligato a seguire la negoziazione. Uno non esclude l'altro, sono coraggioso, ho attivato, oppure sono parte passiva, ho subito, tra virgolette, l'invito a negoziare. Purtroppo la negoziazione è fallita perché non eravamo d'accordo sui termini, non eravamo d'accordo su nulla, oppure avevo dall'altra parte un collega che l'ha attivata perché nel suo sentire era una condizione di procedibilità e non uno strumento per trovare un accordo. Quindi io alla fine, subendola, mi trovo che l'accordo fallisce e che quindi lui, ma forse anch'io, se avevo una domanda riconvenzionale, siamo obbligati entrambi da quella regola dei 30 giorni. Allora forse in un caso di questo tipo varrebbe comunque la pena di immediatamente fare istanza di mediazione civile. Questo con due scopi: uno, evidentemente, quello di cercare la mediazione, e l'altro dilatorio, perché a quel punto là io interrompo i termini e riesco in qualche modo a organizzare la mia difesa. Aggiungo